eccolo là, eccolo là che arriva, è quello nuovo, è quello nuovo. Finalmente, che bello. È bellissimo. Beh, il treno è sempre il treno, eh. Buona serata da prealpina.it. Clamorosa evasione questo pomeriggio al carcere dei Miogni di Varese. Intorno alle 16 due detenuti di nazionalità italiana hanno scavalcato il muro di cinta e sono fuggiti, approfittando forse dei momenti dedicati al lavoro fuori dalle celle, ma all'interno della casa circondariale. Le ricerche sono a cura della Polizia Penitenziaria. Daremo conto di ogni eventuale novità sul nostro sito. Restiamo a Varese, ancora a cronaca. Un giovane è stato colpito da alcune coltellate al torace e a una coscia questa mattina. Immediata la reazione della Lega, che critica il sindaco parlando di sicurezza trascurata. Il 19enne è stato aggredito in Viale Milano ed è stato ricoverato all'ospedale di Circolo. Le ferite riportate non sarebbero gravissime e comunque non ne mettono a rischio la vita. Le forze dell'ordine indagano per risalire al responsabile o forse ai responsabili. Si crede infatti che ad agire sia stata più di una persona. Che un ragazzo di 19 anni arrivi a Varese nella zona delle stazioni e finisca per essere accoltellato alle 8 di mattina è una cosa inaccettabile, commenta il nuovo commissario cittadino della Lega Marco Bordonaro. È inaccettabile ovunque, dice, ancora più a Varese, un capoluogo di provincia che dovrebbe essere ben lontano dai problemi e dal degrado di una grande metropoli. Secondo Bordonaro, il comparto che va dalle due stazioni ferroviarie, passando per Viale Milano e fino a Via Como, rappresenta un nervo scoperto per l'attuale amministrazione. Il leghista invoca maggiore fermezza. Furto di contanti donati alla Chiesa ortodossa, ma il ladro ha agito inconsapevolmente, prendendo di mira la macchina di padre Vladimir Komenko, guida spirituale della comunità ortodossa di Varese. Domenica il religioso è stato vittima di un furto mentre si trovava alla Schiranna con la sua famiglia. Si era recato al Lido con la propria auto, lasciando a bordo dei soldi, tra cui circa 500 euro di offerte della chiesa dedicata ad Alexander Nevsky, che si trova a Casbeno. Quando è tornato alla vettura, un vetro laterale della macchina era stato spaccato e il denaro era svanito nel nulla. I soldi servivano per pagare le bollette. Padre Komenko lancia un appello ai ladri affinché riportino indietro una parte del malloppo, un appello che forse ha poche speranze di trovare ascolto. Gli imprenditori sono stanchi, hanno tenuto duro durante la pandemia e ora rischiano di vedere vanificati i sacrifici a causa dei costi dell'energia. Roberto Grassi, presidente dell'Unione Industriali della provincia di Varese, ha lanciato il suo appello nel tradizionale appuntamento con la stampa per l'inizio d'anno. Grassi chiede un intervento immediato della politica. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Emanuela Spagna. Con il presidente dell'Unione Industriali della provincia di Varese, Roberto Grassi. Presidente, con questi rincari dell'energia rischiamo davvero di fare un regalo alla nostra concorrenza? Assolutamente sì, perché le nostre imprese del nostro territorio, mi riferisco in particolare alle imprese più energivore, si trovano ad avere dei costi non più sostenibili e questo in primis li mette fuori mercato nei confronti di quello che possono essere i concorrenti che le imprese hanno all'estero, mi riferisco Francia e Germania, dove invece i governi sono intervenuti pesantemente per calmierare quello che sono i costi dell'energia, ma il rischio anche superiore che alcune di queste imprese medio-piccole, fortemente energivore, oggi sono in una difficoltà particolarmente importante e stanno seriamente prendendo in esame di chiudere gli stabilimenti. Questo è un rischio che oggi abbiamo, che diventa oggi un rischio economico, ma in un domani poi diventa in automatico un rischio sociale per tutto il nostro territorio. Siamo sempre a Varese, cambiano le regole della sosta e fioccano le multe per i veicoli ibridi. Negli ultimi tempi le disposizioni sui parcheggi in città sono state modificate diverse volte, soprattutto quelle che riguardano i veicoli elettrici ed ibridi appunto.
Dal 3 dicembre le ibride non possono più parcheggiare gratuitamente. Il privilegio vale solo per quelle totalmente elettriche e per le ibride con emissione di CO2 massima di 60 grammi a chilometro. Dal 6 febbraio non basta nemmeno più esporre sul cruscotto il libretto di circolazione delle macchine per certificare il valore delle emissioni massime e sostare dunque gratuitamente. È necessario dotarsi di un nuovo tagliando dedicato alle auto elettriche plug-in hybrid che si può ottenere presso gli uffici di Varese Si Muove. Proprio quest'ultima incombenza ha colto alla sprovvista diversi automobilisti prontamente sanzionati. A trarre in inganno soprattutto chi non risiede nel capoluogo di provincia è stata anche la cartellonistica. Primo processo al Tribunale di Busto Arsizio per violazione dell'articolo 260 e del Decreto Legge 2020, ossia delle norme imposte dalla pandemia. Questa mattina, davanti al giudice Daniela Frattini, si è aperto il procedimento a carico di una cinquantenne che il 14 aprile del 2020, nel primo lockdown, si fece sorprendere in macchina dai carabinieri nonostante fosse in quarantena. Inevitabile quindi la denuncia trasformata in decreto penale di condanna dal GIP Tiziana Landoni. La donna si è opposta e ora si prepara all'istruttoria. Ammesse le prove elencate dal pubblico ministero d'udienza Fabio Portera e dall'avvocato, per ascoltare le testimonianze, il giudice ha rinviato il processo a maggio. Per quanto riguarda i contagi, continuano a diminuire in Lombardia. Diminuiscono sia i ricoveri nelle terapie intensive, meno 8 oggi, e nei reparti, meno 21. A fronte di 28.275 tamponi effettuati, sono 1.982 i nuovi positivi. In provincia di Varese ne si contano 180. Questa era l'ultima notizia, questa edizione termina qui. Vi diamo appuntamento domani alle 13, augurandovi buona serata.